Ecco un tappino. Chiudilo. Taglialo nel mezzo. Coloralo di rosa. Metti la gomma da masticare nella scatola. Facciamo un po' di palloncini. Hey! Quante cose! Cosa scegliere? Voglio la gomma! Barbie ne ha preso un pezzo grande! Wow, che enorme bolla! Barbie la rende sempre più grande! Oh, sono ricoperto di gomma! Oh, scusa! Ops! Anche di gelato! Non dovrei più fare le bolle! Vuoi venire a prendere un gelato? Grazie alla gomma, Barbie e Ken hanno un appuntamento! Ecco una palla! Rompila! Ecco i pezzi che ci servono! Il taglio flare è di moda! Ritaglia le parti della maglia! Cappello bianco! Splendido look, Barbie! Thank you! Ken ha invitato Barbie ad andare sui pattini. Oh, dov'è Barbie? Perché è in ritardo? Barbie è arrivata, ma non ha fretta di vedere Ken. Ha deciso di fargli uno scherzo. Indovina chi è? Barbie! Oh, finalmente! Ho già preso i pattini anche per te. Li provi? Devo sedermi. Te li metto io. Oh, ti stanno benissimo. Ken insegna a Barbie a pattinare. Ah, oh, sto per cadere! Ken ha preso Barbie. Oh, sono quasi caduta. Ti ho presa. Siediti sulla panchina. Oh, è un anello. Oh my God! Ken ha fatto la proposta a Barbie. Scegli la misura. Aggiungi lo schienale. Una palla di argilla leggera. Velluto. Decora con un nastro. È un ottimo seggiolino auto per la figlia di Barbie e Ken. Barbie ha dato alla luce una bambina e sta aspettando le dimissioni. La mia dolce bimba. Fiori per la donna più bella. Come va? Va tutto bene. Guarda la nostra bambina. Oh, la nostra piccola. Che dolce famiglia. Ecco un seggiolino per auto. Starà bene al sicuro qui dentro. Fantastico! Let's go! Ken mette sua figlia in macchina. Wow! La bimba tornerà a casa sana e salva. Palline di argilla leggera. Mescolale. Prendi uno stampo in silicone. Che piccolo angelo! Un pannolino di gomma piuma. Cappellino in pizzo. Oh, che bella bambina! Ken si sta rilassando con sua figlia sulla spiaggia. Papà protegge il sonno leggero della bambina. Dormi bene! Il gelataio è arrivato in spiaggia. Gelato! Una grande varietà di gusti! Oh, perché devi urlare così? Gelato? Shh. Uno per papà e figlia! La mia bambina sta dormendo! Sei un casinista! Non vogliamo il gelato! Per favore, stai zitto! Ok. Oh, cos'è questo? Un uccello! Shh, zitto! Bene, ora posso finalmente rilassarmi. Ops, scusa, è mio. Posso prenderlo? Yeah. Oh, è impossibile rilassarsi qui. Andiamocene, tesoro. Un pezzo di filo di ferro. Argilla polimerica. Attaccala intorno alla figura. Manda in cottura. Una personcina è pronta. Disegna una faccia. Crea un vestito. Fai una scatola.
Una Barbie in edizione limitata. Barbie e sua figlia sono andate al negozio a fare shopping. Prendo questo e questo. Penso di aver finito. Mamma, voglio una bambola! Oh, quale? Questa! Oh, non possiamo comprarla! La bambina è scoppiata in lacrime. Desidera tanto la bambola. Smettila, per favore! Allora comprala, comprala! Ok, prendiamo la bambola. Che bambina capricciosa! Barbie, come promesso, ha comprato la bambola a sua figlia. Thank you. Un pezzo di polistirolo. Fai delle rientranze. Avvolgilo nella gomma piuma. La spugnetta è pronta. Riempi le celle con la pittura acrilica. Non dimenticare la fascia. Il fantastico set è pronto. Niente genitori? Oh, i trucchi della mamma! La bambina si mette la fascia. Mi truccherò proprio come la mamma. Sono bella! Ha deciso di vestirsi. Ed ecco il cappotto di Barbie. Wow! E le scarpe. Questa è sicuramente una bambina da $1 milione. La figlia rimette via rapidamente le cose di Barbie e si lava la faccia. Ho coperto le mie tracce. La mamma non lo scoprirà. Un pezzo di carta. Fallo a pezzi. Riempi d'acqua. Mescola. Crea la statuetta di un gatto. Copri con la colla. Cotone bianco. Guance morbide. Occhi lucidi. Ciao gattino! Oh, che carino! Alzati! Ti adoro! Sta giocando col gatto. A lui piace giocare con il bastoncino. Ops, il gatto si è fatto cadere addosso la palette di ombretti di Barbie. Sei tutto sporco! Il gatto deve fare il bagno. La bambina lo aiuta a pulirsi. Sei di nuovo un gatto bianco come la neve. Pezzi di polistirolo. Incollali. Colora di rosa. Lo schermo nero è realizzato in gomma piuma. Crea una lente. Assembla la macchina fotografica. Guarda queste cannucce. Attacca il supporto al treppiede. La macchina fotografica è a posto. Iniziamo il servizio fotografico. Barbie sta riposando a casa. Ciao, ho una sorpresa per te. Wow, cosa? Ken porta una scatola enorme. Wow, la desideravo da tanto! Ken ha regalato a Barbie una macchina fotografica nuova e un treppiede. Barbie è felicissima! Oh, grazie! Voglio fare il mio primo video! Ciao, mi chiamo Barbie! E questo è mio marito Ken! Barbie ha filmato tutti i momenti più importanti della sua vita e li ha condivisi su YouTube. La proposta di Ken. La nascita della loro bambina. E la piccola che gioca con il gatto. Premi like e iscriviti al mio canale. Quanti giocattoli! Prendiamone uno. Magia! Copri il bottone con lo smalto per unghie. Asciugalo nella lampada. Il premio del pulsante YouTube è pronto! Buonasera cari telespettatori! Siamo pronti per nominare il vincitore del concorso e consegnargli il pulsante YouTube! Ecco i nostri ospiti! Buonasera! Ehi, ciao a tutti! Oh, sono così cool! Barbie, il tuo canale ha un pubblico enorme! Sì, mi piace condividere la gioia con le persone e la nostra famiglia ne ha molta! Esatto, e io sostengo pienamente l'idea di Barbie! È meraviglioso! Quindi diamo un'occhiata alla vostra vita! In studio guardano i video con ammirazione!
È ora di premiare i nostri vincitori. Grazie, è un onore. Taglia un pezzo di cannuccia. Riempi con la colla. Mescola con i glitter rosa. La colla Elmer glitterata ti aiuterà a dare vita alle idee fai da te più originali. La piccola Barbie si diverte con i suoi giocattoli preferiti. Coniglietto, oggi sarai un ospite. Oh no, verrà con me. Ehi, non è giusto, ridammelo. Prova a prenderlo. Ops, la colla si è versata sul pavimento. Ops, credo di essere nei guai. Hai avuto ciò che meritavi. Il mio coniglietto. Aiutami, sorellino, ho sbagliato. Va bene, dammi la mano. È molto più divertente giocare insieme. Un sacco di pezzi Lego. Per prima cosa, usa un vecchio spazzolino. Taglia la parte in plastica. Un po' di magia. Un microscopio rosa. Aggiungi delle lenti potenti. Questo dispositivo motiverà i bambini a imparare la scienza. Adesso c'è il corso di biologia. Bambini, oggi faremo una lezione insolita. Studieremo la struttura di diversi oggetti al microscopio. Barbie, ci serve un capello. Vediamo la struttura. Lo mettiamo sul vetro. Sistemiamo. Guarda! Voglio vederlo anch'io! Ah, adesso faccio uno scherzo a tutti! Il ragazzo ha sostituito il capello al microscopio con un insetto. Sembra spaventoso! Vedo un sacco di zampe! Sei stato tu! Faresti meglio a correre! Un albero di Natale! Prendiamo una palla! Rimuovi la vecchia vernice! È rosa tenue! Disegniamo i continenti. Prendi un cotton fioc. Fissa il mappamondo sul supporto. Esplorare il mondo con questo mappamondo è molto più interessante. Adesso c'è la lezione di geografia a scuola. Bambini, ricordate! Oh, non vi piace la mia lezione? Ho un'idea! Bambini, continuiamo la lezione. Signorina Winslet, perché ti sei cambiata? Voglio parlarvi della moda nel mondo. Chi sa dirmi da dove viene questo vestito? Forse da qualche parte qui. Ti faccio vedere, è ovvio, viene da lì. Brava, è molto più facile ricordare in questo modo. L'insegnante ha trovato un approccio interessante. Facciamo un mini zaino. Incolla il pavimento. Carta da parati. Fai due piani in casa. Fissa le cinghie glitterate. Una piccola poltrona. Anche il resto dei mobili è piccolo. Decora la porta trasparente con dei fori per l'aria. I bambini saranno felici. La mamma è rimasta a prendersi cura dei bambini. State qui tranquilli e vi porterò qualcosa di buono. Vuoi divertirti? Dobbiamo esplorare tutto! Oh, delle arance! Ops, è andato tutto in pezzi! Guarda dove sono! Yeah, andiamo nella giungla! Eccomi! Cosa avete fatto? Dovete incanalare la vostra energia in qualcosa di interessante! Che ne dite di una casetta in uno zaino? Guardate, ha due piani! C'è qualcosa con cui potete giocare! I bambini sono felici, ora sono occupati e la mamma può riposare. Questo trasportino per gatti si trasformerà in un super zaino. Sigilla la parte posteriore. Rafforza i lati con la gomma piuma. Le pareti sono decorate con la carta da parati. Passiamo ai mobili. Prepara un vecchio temperino, un quadrato di feltro. Cuci un sedile morbido con schienale in ecopelliccia. Attacca le gambe. Ora abbiamo una comoda sedia, una bottiglia,
taglia la parte superiore. Dipingi di rosa. Fai uno stand. Metti il paralume. Questa lampada da terra diventerà una bella decorazione. I contenitori vengono divisi in un paio di scatole. Meglio in rosa. Unisci tutto. Ora abbiamo una cassettiera capiente sotto lo specchio. Facciamo un letto. Bel cuscino, una coperta calda. Sogni d'oro. Riempi la casa di mobili. Super carina e rosa. Puoi scendere dall'ultimo piano con lo scivolo. Aggiungi della soffice pelliccia fuori dalla casa. La piccola Barbie sta riposando con suo fratello in una casa accogliente. Bambini, ho portato dei dolcetti. Oh, che bello! Grazie, mamma! Provate queste ciambelle al cioccolato. Pensiamo a qualche scherzetto per domani. Ho un sacco di idee. Oh, queste ciambelle al cioccolato. È ora di prepararsi per andare a letto. Mi spazzolo i capelli. È ora di scrivere un paio di pensieri nel mio diario. Sogni d'oro, tesoro. Barbie è così carina. Specialmente quando dorme. Smonta il multipennarello. Tira fuori la punta. Aggiungi l'etichetta dei pastelli a cera. Metti i pastelli in una scatola. Perfetti per disegnare. Tesoro, sto per uscire. Sei al comando? Nessun problema, mamma. Cosa hai intenzione di fare? Penserò a qualcosa. Va bene, devo andare. Fai la brava. Okay. Finalmente posso guardare nella borsa dei trucchi della mamma. Wow, una matita! Devo decorare il muro. Oh, Barbie! Ti senti creativa? È meglio così, vero, mamma? La creatività va incoraggiata, ma la mia matita non va bene. Ecco un set di pastelli. Wow. Posso disegnare qualsiasi cosa con questi. Mamma e figlia hanno decorato insieme il muro con un paesaggio da favola. Crea un astuccio luccicante. Aggiungi il velcro. Togli la cannuccia dalla penna. Sopra abbiamo il musetto di un orso. Questo manico sembra ricoperto di zuccherini. Dividi una matita. Avvolgi la mina nel nastro glitterato. L'unica cosa che manca è il righello. La lezione è in pieno svolgimento. Bambini, prendete il materiale scolastico. Ho un compito per voi oggi. Disegnate un cavallo. È un bene che abbia preso un astuccio nuovo. Wow, hai dei bellissimi materiali. Posso avere una penna? E un righello per me. Ha condiviso volentieri con le sue amiche. Hanno fatto tutte un ottimo lavoro. Siete tutte molto talentuose. La plastica trasparente tornerà utile. Incolla i modelli. Ritaglia gli spazi vuoti per le forbici. Puoi tagliare qualsiasi cosa. Questa bambina sogna di diventare una stilista. I miei outfit conquisteranno il mondo. Comincio a fare dei bozzetti. Ma dove posso trovare la stoffa? Ah, le forbici! Le tende andranno bene. Gli scarti volano in giro. Wow, il mio vestito è quasi pronto. Devo solo decorarlo. Meno male che c'è un cuscino. Lo mostrerò alla mamma. Tesoro, è ora di cena. Oh, cos'è successo alle nostre tende? Oh my gosh! Mamma, guarda! Questo vestito l'ho fatto io! Vedo! Hai molto talento, piccola! È ora che la bambola si cambi. Toglile il vestito. E adesso? Il tessuto rosa tornerà utile. Prepariamo i modelli. Fatto! L'abito sembra consumato. La scritta Barbie è appena visibile. Ehi, sono io! I suoi calzini sono tutti bucati. Aggiungi una mantellina.
il vestito è macchiato. Ha un foulard in testa. La povera Barbie non ha molto, ma non è triste e ama la sua vita. Tesoro, mi stendo a riposare, è stata una dura giornata. Certo, vai a dormire, mamma, mi prenderò cura del gatto. Wally, andiamo a cercare i trucchi della mamma. Trovati! Wow, un'intera palette! Sorprenderò la mamma. Sarà felice di svegliarsi con un trucco luminoso. Mamma, svegliati, ti ho truccata! Oh, buongiorno! E quando ne hai avuto il tempo? Vediamo. Wow, è un po' pesante. Sarebbe utile fare un po' di pratica. Un giorno sarai una grande truccatrice. Ritagliamo delle copertine stampate e delle pagine di riviste patinate. Incollale nelle riviste di moda. Le riviste sono vecchie, le copertine non sono più lucide e le pagine sono sporche. Alcune foto delle modelle sono state decorate dalla nostra bambina. Raccogli le riviste in una pila. Lasciamoci ispirare! Devo vestirmi bene. Cerchiamo qualcosa nell'armadio. Oh, è vuoto! Cosa sono? Riviste di moda? Interessante! Un fermaglio per capelli, labbra rosse e persino un vestito. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è qui. Sono carina! La nostra ragazza è cresciuta. Che cos'hai lì? Dei tessuti? La Lilù li taglierà e farà una camicetta elegante. Le maniche a sbuffo sono molto belle. Completiamo il nostro outfit con una gonna. Ops, ci sono buchi ovunque. Ha una fascetta rosa in testa. I vestiti sono sporchi. Il nostro look è pronto. Per favore, prestate attenzione. Presto ci sarà il talent show della scuola. Credetemi, vale la pena provare. Aspettiamo le vostre candidature. Wow! La competizione domani. Sarà facile. Ragazze, siamo una grande squadra. Prepariamoci. Cosa posso fare? Una paletta a forma di farfalla. Ci serve una ricarica. Svuotala. Ora è rossa. Aggiungi uno specchio. La gomma piuma glitterata si trasforma in un bordo. Aggiungi delle perline. Proviamoli. Il talent show è oggi. I giudici aspettano il primo concorrente. Ciao, cosa ci mostrerai oggi? Sono un grande ballerino, guardate! La musica inizia e lui inizia a ballare. Wow, balla sulla sua testa! Ottimo risultato e un applauso dal pubblico! La nostra prossima partecipante è Barbie, con una piantina. Cosa sta combinando? Salve, cari giudici! Per favore, date il benvenuto alla mia assistente. Ora vi mostrerò come fare un trucco leggero usando una semplice piantina. Molto intrigante! Il trucco è troppo pesante. Ma un paio di mosse abili e... Wow! Barbie ha ricevuto un punteggio perfetto! Puoi migliorare le tue abilità con questa trousse. Grazie, è il miglior premio per me. Oh, è bellissima! Togliele i vecchi pantaloni. Il colore preferito di Barbie è il rosa. Invece di un top bianco, mettile una maglietta rosa. Bellissima! Aggiungiamo il suo nome. Questo cappello le starà benissimo. Ehi Barbie, sei impegnata? Siamo venute a trovarti. Oh, proviamo la trousse. Vi trucco. Wow, è così scintillante! Lo voglio anch'io! E io!
ci sono abbastanza glitter per tutte. Ritaglia il certificato stampato. Aggiungi il nome di Barbie. Fai una cornice con le cannucce lucide. Barbie ha deciso di migliorare il suo talento e di andare a una scuola di make-up. Benvenuta! Quale stile di trucco è il migliore per questo tipo di occhi? Lo so! Prego, faccelo vedere sulla modella. Buona fortuna! Barbie inizia a truccare e questo è il risultato. Brava! La modella sta benissimo. Sei una truccatrice di talento. Thank you. Wow, una ruota di tessuti. Scegli quello più appropriato. Metti i pezzi nel cappello magico. Wow, la gonna aderente in velluto e il top con perline hanno creato un look meraviglioso. Wow! Completa con maniche in organza lucida. Wow, che orecchini alla moda! I sandali rosa sono la scelta perfetta. Decoriamoli con il pizzo dorato. E le perline dorate brillano lungo il vestito. Che look affascinante! Diamo il benvenuto alla nostra ospite con un applauso! Hi. Condividi la tua storia con il pubblico. Ho sentito che hai iniziato tutto con le riviste di moda. Oh sì, ero solo una ragazzina e ritagliavo immagini dalle riviste, sognando di fare parte un giorno del mondo della moda. Che storia dolce! Non sarà difficile per te truccare ad occhi chiusi, vero? Ecco la nostra modella. Barbie prende i trucchi e si mette al lavoro. Ha fatto un lavoro straordinario. È pazzesco, ce l'ha fatta! Mi alleno da anni. Applausi per Barbie! A presto! Dipingi una custodia di plastica di bianco e poi di rosa brillante. Disegna una silhouette. Che carina! Nascosta all'interno c'è una tavolozza a forma di cuore. Aggiungi uno specchio e riempi la tavolozza con gli ombretti. Aggiungi un cordino dorato come maniglia e il gioco è fatto! Sono passati molti anni da quando Barbie ha terminato gli studi. Ora ha un famoso salone di bellezza. Aiutami, per favore! Cos'è successo? Ho bisogno del tuo aiuto! Ho un appuntamento tra 5 minuti e non sono pronta! Penseremo a qualcosa. Scegli il trucco sulla rivista. Forse questo? Ottima scelta! Un paio di passate e il trucco è pronto. La ragazza è bellissima. Guarda, ti piace? Sei una maga, grazie! Puoi portarla con te. Negli appuntamenti devi sempre essere pronta a sistemarti il trucco. Oh, grazie! Scuoti. Prendi un dettaglio da un profumo. Usa un pezzo di un cilindro di plastica. Aggiungi uno stick di colla a caldo. Dipingiamo la statuetta d'oro. Scrivi Donna dell'anno. Chi vincerà questa volta? Siamo lieti di darvi il benvenuto alla premiazione della Donna dell'anno! Non vediamo l'ora di scoprire chi è questa fortunata signora! Quindi apriamo la busta! La vincitrice è Barbie! Oh, non ci posso credere! Che grande onore! Brava Barbie! Ritaglia la copertina stampata. Riempila di fogli. Il libro è stato venduto in tutto il mondo ed è diventato un best-seller internazionale. Nel corso degli anni Barbie è diventata molto ricca. È diventata ancora più brava nel suo lavoro. La truccatrice ha molti fan e ha persino scritto un libro sulla sua storia di successo.
Oh mio Dio, Barbie! È una leggenda! Ah! È il suo autografo! Barbie, sei il mio idolo! Hai fatto un ottimo lavoro! Per oggi è tutto! Oh, e io? Ciao, piccola! Da grande voglio essere proprio come te! Ecco il tuo libro! Ricorda, se lavori sodo, puoi realizzare tutti i tuoi sogni! Ciao! Oh, questa bambina mi ha ricordato me stessa! Era così carina! Grazie alla tenacia e al duro lavoro di Barbie, la sua vita si è trasformata in una favola a lieto fine!